Medici in diretta. Approfondimento settimanale in collaborazione con l'azienda ospedaliera Sant'Anna. Ben ritrovati amici di CeoCom, un nuovo appuntamento con Medici in diretta in collaborazione con l'azienda ospedaliera Sant'Anna. Oggi abbiamo come ospite il dottor Mario Barbarini, direttore dell'unità di neonatologia e terapia intensiva neonatale. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Dottore, in generale una gravidanza dura 40-42 settimane. Ci sono casi però in cui il bambino ha fretta di nascere. Quando si parla di neonato prematuro? Allora, come gravidanza a termine si intende una gravidanza che va dalle 37 settimane fino alle 42 settimane, quindi al di sotto delle 37, quindi dai 36 più 6, si intende un neonato prematuro, considerando che poi il limite inferiore finora di vitalità, di possibilità di sopravvivenza è attorno alle 23 settimane. Dottore, ma quali sono le cause di questi parti pretermine? Allora, le cause sono molteplici, diciamo che in genere le cause più frequenti di gran lunga sono le infezioni. Infezioni che non sono necessariamente conclamate, anzi sono spesse o misconosciute e riguardano spesso la parte della placenta. Questa è sicuramente la causa principale dei parti prematuri. Poi ve ne sono altre che sono sicuramente la gemellarità, oppure legati a situazioni anatomiche tipo alterazione della placenta o alterazione dell'utero. E lo stress può giocare un ruolo chiave? Beh, lo stress, soprattutto se stress prolungato, sicuramente sì, o può essere un evento acuto di particolare gravità, oppure situazioni di stress prolungato, o anche persone, mamme, che devono fare lavori in situazione molto faticosa, il che non vuol dire che non si possono fare attività fisica, anzi tutt'altro, però il lavoro entro determinati termini, il camminare è molto importante, il nuotare, tutto ciò che può aumentare il tono muscolare e il fattore, certo, la componente aerobia della persona, però sicuramente lo stress è un fattore negativo. Le chiedo qualche curiosità, dottore, parlavamo prima, lei dice causa principale generalmente sono le infezioni, abbiamo detto adesso lo stress non è la causa principale, no. Può capitare, ci ha spiegato anche i casi in cui può capitare, ma anche l'età delle mamme può incidere? Beh, diciamo l'età delle mamme incide un po' negativamente in tutta la componente della gravidanza, in quanto parlo ovviamente della prima gravidanza, certo, non delle gravidanze successive. La prima gravidanza, l'organismo è fatto per averla attorno ai 20 anni, mentre si sta sempre più spostando sopra i 35 anni. Gli ultimi dati della regione Lombardia parlano di mamme sopra i 35 anni che hanno superato quelle al di sotto come prima gravidanza, tenendo presente che il termine è poco carino ma è un termine scientifico, sui libri di testo si parla di primipara attempata, quella che fa appunto il primo figlio sopra i 35 anni, quindi sicuramente sì, può essere una fonte di problema, sì. Ecco, settimana scorsa abbiamo parlato di procreazione medicalmente assistita. Ci può essere un fattore legato anche a questo aspetto, cioè un parto prima del previsto legato a quella che è la procreazione medicalmente assistita? Diciamo non tanto direttamente quanto indirettamente sì. Noi vediamo che c'è sicuramente un aumento del numero dei parti gemellari, per fortuna due gemelli, non più i casi di 5-6 gemelli come accadevano anni fa, che erano ovviamente un evento giornalistico importante, ma non certo importante per la salute poi dei bambini. Quindi per fortuna la metodica è molto migliorata, si hanno come in genere attorno ai due gemelli, però il numero dei gemelli è sicuramente superiore nelle fecondazioni assistite e questo è un fattore che può portare a un aumento del parto prematuro. Ecco, diceva prima, le donne partoriscono sempre più tardi, quindi ovviamente dopo i 35 anni, ma se una donna nel primo parto ha partorito prima del termine, rischia anche un parto prematuro con il secondo figlio? Allora, non obbligatoriamente, nel senso che dipende ovviamente dalle cause. Se le cause sono state di natura ad esempio infettiva, no, può anche tranquillamente non ripetersi. Se invece è un qualcosa legato, come dicevo prima, a un fattore placentare o anatomico dell'utero, quello sicuramente si può ricapitare. Ecco, veniamo a quelli che sono poi i bimbi prematuri, nascono appunto prima del previsto.
quali sono i rischi che corrono e se vogliamo spiegare a chi ci ascolta e chi ci sta guardando in questo momento l'assistenza che offre proprio l'ospedale Sant'Anna. Allora, innanzitutto qualche numero per capire di cosa stiamo Certo. parlando. La percentuale dei bambini nati prematuri supera il 7% in Italia, quindi anche 7,2-7,3%, quindi sono numeri abbastanza importanti. Di questi, cioè sul totale, sempre sul totale, l'1% riguarda bambini al di sotto del chilo e mezzo, cioè bambini gravemente prematuri, e sono quelli che sono poi che hanno situazioni di rischio più alte. Le situazioni di rischio principali riguardano le patologie ovviamente polmonari, perché il polmone e gli organi non sono ancora pronti a funzionare come si deve, e c'è tutta una serie di opportunità che vengono offerte a questi bambini, perché grazie al cielo non solo la sopravvivenza, ma anche la qualità soprattutto della vita di questi bambini ha avuto dei passi in avanti incredibili in questi ultimi anni. Dottore, sul territorio comasco la percentuale si attesta poi come la nazionale? Ci sono delle differenze? Per quanto riguarda la sopravvivenza ai dati, Certo. allora noi come azienda ospedaliera facciamo parte di un network internazionale che registra tutti questi bimbi con tutta una serie di caratteristiche che vengono richieste, e questo ci serve per valutare la qualità del nostro lavoro, e devo dire che siamo nella media con i paesi assolutamente più avanzati, tipo quelli del Nord Europa, tanto per sopravvivenza quanto per qualità di sopravvivenza. Quindi gli effetti collaterali che ci possono essere. Benissimo, noi ci dobbiamo separare per qualche istante, dottore. Qualche comunicazione da parte dell'azienda ospedaliera Sant'Anna, poi torniamo ancora qui. La pediatria dell'ospedale Sant'Anna ha ottenuto la certificazione per i reparti ad altezza di bambino. Il prestigioso riconoscimento attribuito in questi giorni alla struttura diretta da Riccardo Longhi è relativo all'adesione agli standard certificativi delle pediatrie sulla base della Carta dei diritti dei bambini e degli adolescenti in ospedale, documento redatto dall'ABIO in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria per sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di passare dal curare le malattie al prendersi cura dei bambini, senza mai dimenticare il ruolo fondamentale della famiglia. Partendo dai 10 principi contenuti nella Carta sono state valutate 5 aree: accoglienza e supporto, informazione ed educazione dei bambini, degli adolescenti, dei familiari, continuità delle cure e integrazione, specificità delle cure, leadership e misure in relazione ai cambiamenti organizzativi e alla loro sostenibilità nel tempo. Le spese per le procedure di certificazione sono state sostenute tramite una donazione di Abio Como e Associazione Silvia. Ed eccoci ancora qui, sempre con Medici in diretta. Oggi siamo in compagnia di Mario Barbarini, direttore dell'unità di neonatologia e terapia intensiva neonatale. Dottore, stavamo parlando appunto del fatto che fortunatamente si è ridotta la mortalità nei bambini nati prima del previsto. Ci ha dato qualche dato, sia a livello nazionale che locale. La curiosità che nasce ovviamente è capire quanti bambini nascono pretermine a Como, in particolare all'ospedale Sant'Anna. Allora, l'ospedale Sant'Anna, come numero di parti complessivi, ormai siamo arrivati a 2000, quindi è un numero molto importante. E noi però, non, per quanto riguarda invece i bambini prematuri, che abbiamo detto si attestano attorno al 7% più o meno, quindi siamo a quasi sui 180 neonati prematuri all'anno. Noi però siamo anche centro regionale di trasporto, per cui copriamo tutta l'area della provincia, e in alcuni casi ci si vicaria con altri centri anche al di fuori della provincia, per cui andiamo anche a prendere bambini prematuri presso altri ospedali, e li portiamo da noi. Tant'è che in realtà poi i bambini di cui parlavamo prima, cioè quelli sotto il chilo e mezzo, che sono quelli più gravi, A quelli che rischio, certo. richiedono più a rischio, ormai arriviamo a circa 50 bambini all'anno, che è un numero direi molto significativo. Ecco, dottore, dicevamo appunto, negli ultimi anni sono stati diversi progressi che hanno consentito di ridurre la mortalità e le complicanze nei bambini prematuri. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori, chi ci sta seguendo, quali sono stati i principali? Sì, diciamo che per chi non conosce giustamente bene la materia della neonatologia, è una componente specialistica della pediatria che si è sviluppata relativamente da poco tempo, perché partiamo in Italia attorno agli anni 70.
e come tutte le specialità in parte legate molto alla tecnologia, ha potuto fare veramente dei grossissimi passi avanti, tant'è che da quando ho iniziato ad adesso veramente c'è stato un cambiamento epocale. Diciamo che il più grosso aiuto per la sopravvivenza di questi bambini è stata il poter avere un farmaco che si chiama surfattante, che è quello che aiuta il polmone ad espandersi, ad arearsi. E quindi questo sicuramente è stato a livello mondiale il gold standard, cioè la cosa più importante che c'è stata in questi anni, e non ne faccio il nome perché sarebbe pubblicità, però è un vanto italiano perché è un'industria italiana che ha creato questo e che esporta questo in tutto il mondo. Poi, ovviamente, legato sempre invece alle metodiche che dicevo prima di apparecchiature, sicuramente c'è stato un passo avanti molto grande in tutto ciò che aiuta a ventilare questi bambini, quindi le metodiche di ventilazione, che sono diventate sempre meno invasive e quindi consentono di salvare questi bambini attaccando sempre per meno tempo alle macchine e con un'aggressività sempre minore. Queste diciamo che sono state le cose più importanti. Però legate alla tecnologia c'è stato proprio un cambiamento proprio a 180 gradi del modo di intendere il reparto di terapia intensiva. Io mi ricordo che fino a 10-15 anni fa erano reparti in cui non entrava nessuno, in cui non c'era il bambino era considerato quasi un'entità da curare e basta dal punto di vista medico, mentre si è visto tutto ciò che è importante nel favorire le care del bambino e soprattutto del ricomporre fin da subito la famiglia attorno al bambino. Questo è stato veramente un passaggio importantissimo che si ripercuote positivamente su quello che è lo sviluppo neuropsichico poi dei bambini quando Dottore, magari crescono. veniamo ai genitori, perché noi siamo abituati appunto dalle immagini, anche magari della televisione o dai giornali, ci fanno vedere spesso questi bambini, come diceva lei, con le macchine che gli aiutano, questo supporto. Adesso invece qualcosa cambia perché sempre più spesso si vedono dei genitori che hanno l'opportunità di entrare in contatto con i bambini sin da subito. Certo. Come funziona? Cioè, i genitori quante volte possono accedere in reparto? C'è anche la canguroterapia, che è una cosa molto interessante, che magari possiamo anche presentare ai Sì, nostri ascoltatori. allora innanzitutto è importante sapere che il nostro è un reparto che è aperto 24 ore su 24, quindi 24 ore su 24 il papà e le mamme possono entrare, sempre. Poi, con una riduzione ovviamente un pochino più importante anche per il senso della privacy, eccetera, però noi consentiamo l'accesso anche ai fratellini e ai nonni, proprio perché è importante il coinvolgimento di tutta la famiglia. Ma tornando al papà e alle mamme, fin da subito cerchiamo di metterli in contatto con il bambino, poi in base ovviamente alla situazione di gravità del bambino all'inizio sarà solo un poterlo toccare, tenere la Certo. manina, soprattutto il parlare, e dall'altra parte, magari poi ne parleremo più avanti, però tendiamo a far stimolare il più presto possibile la montata latte, l'allattamento nella mamma, anche di bambini piccolissimi. Ecco, Per quanto dottore, riguarda, mi scusi, certo, che la no? canguroterapia che cui accennavo prima è una tecnica che questa volta le civiltà occidentali hanno importato dai cosiddetti paesi in via di sviluppo, che spesso hanno tanto da insegnarci, e consiste nel far dare la possibilità non solo alla mamma, ma anche ai papà, di avere un contatto fisico proprio pelle a pelle con questi piccoli bimbi, anche della durata di ore. Quindi si comincia appena le condizioni del bambino lo consentono, ma il che non vuol dire possono essere ancora attaccati a un apparecchio di respiratore, quindi anche in fasi molto precoci, Certo. di poter proprio stare pelle a pelle con la mamma, vicino al seno della mamma o anche del papà, e questo ha un valore enorme bidirezionale, per il papà verso il bambino e la mamma verso il bambino e viceversa. Dottore, fortunatamente una volta dimessi i bambini perché stanno bene, è arrivato il momento di uscire, credo che comunque debbano seguire dei controlli. Sì,
È molto importante seguire questi bambini e anche qui per dare l'idea del percorso, noi li seguiamo fino a tutta l'età scolare, quindi fino Perfetto. almeno al percorso dell'elementare, quindi è un percorso lungo. È evidente che i controlli saranno più ravvicinati all'inizio, poi via via più diradati nel tempo, però è fondamentale innanzitutto che ci sia una figura che coordina tutti i vari specialisti che stanno attorno a questi bimbi, perché il neonatologo è una figura, ma esiste il fisioterapista, la fisioterapista, il neuropsichiatra infantile, l'oculista, il cardiologo e quant'altro. Però il neonatologo è quello che è un po' la figura di garanzia, un po' l'avvocato difensore del bambino e che deve servire appunto a facilitare il percorso anche delle famiglie. Collegandole anche poi ai passaggi sul territorio. Quindi sicuramente fondamentale perché appunto è la persona più qualificata sia per seguirlo in prima persona sia per coordinare il lavoro anche degli altri specialisti. Diceva dottore, una curiosità, il lavoro di equip, credo che per i genitori anche l'aspetto psicologico sia molto Assolutamente. importante, soprattutto credo nei primi giorni, quando il Sì. bambino appunto è ricoverato in reparto. Come funziona? Voi avete un'assistenza? Entra in gioco automaticamente? Allora, noi come dicevo prima, abbiamo iniziato tutto questo percorso che appunto di care, di presa in carico del bambino e della loro famiglia e in alcuni aspetti siamo già avanti, in altri stiamo migliorando. Uno degli ultimi aspetti che abbiamo affrontato negli ultimi, però ormai già da un paio d'anni, è quello di è stata creata un'associazione dei genitori dei bambini prematuri, ed è stata inserita la figura anche della psicologa che, viene normalmente, in reparto, parlando, facendosi vedere, ascoltando, questo perché, ci sono degli aspetti che, altri genitori che hanno vissuto questa esperienza si rendono conto di che cosa ha bisogno un genitore. Quindi ci sono delle cose che possiamo fare noi come personale sanitario, medici e infermieri. La figura dell'infermiere ovviamente importantissima perché è quella più attaccata al bambino 24 ore su 24, però la presenza di altri genitori con gli stessi problemi e con un intermezzo facilitatore di una figura di psicologa, riteniamo che sia un qualcosa in più che riusciamo a dare a queste nostre famiglie. Diciamo prima, si cerca di dare subito, di permettere subito il contatto con la mamma e soprattutto si cerca di far capire anche alle mamme l'importanza del latte materno. Sì. È una cosa di cui fortunatamente si sta parlando sempre di più, dottore, ma vogliamo spiegare quanto proprio il latte materno è importante per lo sviluppo del bambino prematuro? Certo, allora innanzitutto il latte materno in generale, in senso lato, oramai non viene più definito come un alimento, ma è un insieme organico perché è un qualcosa di assolutamente complesso, è un qualcosa che varia durante la poppata stessa, quindi è un qualcosa di straordinario. Ha delle caratteristiche uniche e a maggior ragione in questi bambini prematuri che hanno un sistema immunitario ancora non ben sviluppato, l'apparato intestinale non ancora ben sviluppato e tutta una serie di altri fattori è veramente importantissimo. E in questo devo dire che abbiamo fatto in questi ultimi anni, da quando ci siamo messi concentrati su questo aspetto, siamo riusciti ad avere delle percentuali di allattamento al seno, in questi bambini che una volta leggevamo solo in giro in Italia era quello sul Trentino-Alto Adige, questi che riuscivano a ottenere questi risultati. E ci abbiamo creduto, merito soprattutto, come dicevo, delle nostre infermiere, perché fin da subito vanno dalla mamma, spiegano l'importanza di questo, stimolano il seno, lo fanno in continuazione e i risultati arrivano, per cui noi abbiamo ormai la maggior parte di questi bambini prematuri che vengono alimentati con il latte della loro mamma. Come dicevo, queste infermiere sono straordinarie, ho avuto modo di parlare con loro anche per un altro aspetto importante e che loro cercano di far conoscere alle mamme, che è la banca del latte. Esatto, questo è un altro meccanismo straordinario, noi ci basiamo sulla banca del latte di Milano.
Quindi vuol dire che mandiamo le nostre mamme che hanno del latte in più che possono dare, fanno una serie di controlli, lo possono donare e allora poi noi possiamo attingere a questo latte che è importantissimo perché, come dicevo prima, è importante la fase di stimolazione, eccetera, però ovviamente prima che ne arrivi un quantitativo sufficiente, occorre un po' di tempo. Allora nei bambini con caratteristiche ben precise, ben delimitate, perché è un bene prezioso. Però iniziamo a fornire questo latte in un'alimentazione che all'inizio viene detta non nutritiva, cioè non serve tanto a darle calorie, eccetera, ma proprio a stimolare la Certo. maturazione dell'intestino di questi bambini. E questo evita pericolose infezioni e altri problemi. Quindi una grossa conquista questo delle banche del latte, sì. Ricordiamo, dottore, a tutte le mamme che ci stanno seguendo, che vengono fatti dei controlli, il latte viene Assolutamente. trasportato in contenitori Assolutamente sì, specifici, cioè che assolutamente sì. possono comunque stare No, 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 tranquille. innanzitutto viene dato informazione al genitore, viene chiesta l'autorizzazione se vuole usufruire di questa possibilità e soprattutto viene spiegato che sono fatti tutta una serie di controlli infettivologici tali da rendere assolutamente sicuro al 100% questo latte. Però ovviamente non è, ripeto, prima della somministrazione viene chiesta l'autorizzazione, il Certo. consenso informato ai genitori. Benissimo, io la ringrazio tantissimo di essere stato oggi nostro ospite, l'aspetto ancora presto. Grazie a voi, grazie mille E dell'invito. grazie anche a voi, amici di Ciao Como, l'appuntamento è per venerdì prossimo.